Ci colleghiamo ora con la nostra redazione social per occuparci del crollo della Galleria San Silvestro avvenuto circa una settimana fa. La Procura di Pescara, intanto saluto Luca Pompei che vedo già in onda, auspica un immediato ripristino delle condizioni di massima sicurezza, ma per saperne di più, per i dettagli, appunto lascio la parola a Luca Pompei. Sì Paolo, un saluto a te, un saluto agli amici telespettatori. Nella giornata di ieri il sopralluogo tecnico affidato a un perito incaricato proprio dalla Procura, lo stesso perito che si è occupato della tragedia di Rigopiano, vale a dire il professor Bernardino Chiaia del Politecnico di Torino. Insieme a lui erano presenti anche i tecnici dell'ANAS, oltre al personale dei carabinieri forestali e della polizia giudiziaria. È stato un sopralluogo tecnico durato diverse ore e nella giornata di oggi in qualche modo la Procura chiarisce il senso di questo sopralluogo. Intanto da sottolineare il fatto che al momento non ci sono nomi iscritti sul registro degli indagati. Questo perché diciamo che l'inchiesta è ancora nella sua fase assolutamente embrionale, perché sarà fondamentale la perizia che rilascerà il professor Chiaia per vedere se per valutare se ci sono stati vizi di costruzione oppure vizi di manutenzione o entrambi. È chiaro che in ogni caso le responsabilità sono da distribuire a persone ovviamente diverse in questo senso, ma nelle ultime ore quello che c'è da precisare, da specificare è che premura della Procura è quella di cercare di riconsegnare al più presto quel tratto stradale estremamente fondamentale per la viabilità tra sud e nord, e questo può avvenire soltanto attraverso il ripristino al più presto delle condizioni di massima sicurezza, un ripristino che va garantito da parte dei tecnici ANAS, che dovranno ovviamente assicurare da questo punto di vista dei lavori a regola d'arte. Da questo punto di vista la Procura è anche disposta ad un dissequestro temporaneo per consentire ai tecnici di entrare nel sito e fare le loro valutazioni e iniziare addirittura i lavori. Questo è un aspetto fondamentale, Paolo, perché comunque quel tratto va riconsegnato al più presto alla viabilità ordinaria, ma ovviamente la Procura prima di farlo vuole che tutto sia ripristinato alla massima sicurezza, ovviamente per non creare ulteriori disagi e soprattutto ulteriori rischi alla viabilità. Questo è il quadro per quanto riguarda questa inchiesta. A te Paolo.